Eccoci qua. Sofferenza indicibile causata dall'influenza, ma noi ci siamo qua lo stesso e chi se ne frega, non lo vogliamo dire. Sto morendo di una morte atroce, probabilmente. Ma non ci fermerà niente e nessuno. Anzi, continuiamo dove eravamo rimasti. Ovvero, con la nostra invasione del nostro amico Jake Barton, e vediamo chi sarà soprattutto il mystery opponent che ci avranno tirato dietro per testarci, eccetera, eccetera. Queste le abbiamo già lette anche l'altra volta. Ok, siamo pronti per continuare dove eravamo rimasti. Poi, ovviamente, so che sto combattendo con qualcosa di più grande di me, visto che c'è il derby stasera, ma vi farò sapere comunque se succederà qualcosa. Hey, no matter what happens, I got your back tonight. Ma ci I just mancherebbe have a altro. strange feeling that Triple H is gonna try to pull something over on you. He is the cerebral assassin after all. He Hai anche said this ragione. match would change your life forever. But what does that mean? Maybe it was some kind of clue. I guess when you win the lottery, it changes your life forever. People who win the lottery are millionaires. Maybe your opponent is the million dollar man, Ted DiBiase. Alright, well, I'll keep thinking on it. Vabbè, vediamo di chi si tratta allora. Siamo pronti per cominciare. Vediamo come ci vuole cambiare la vita il nostro amico Hunter. Vediamo un po'. Nel frattempo vi suggerisco caldamente di farvi vedere da queste parti, su. Arrivate, giungete spettatori. E vediamo di chi si tratta. Ma cavolo, non ho rimesso la voce. Ah, no, pensavo. Ho fatto una cazzata, mi sa che non si sentono le voci. Ah no. Buzz, I'm not your opponent tonight, but I did personally select him. You see, I did a little digging these past couple of weeks, and I was able to track down the person who cost you your shot at WWE. And that's who you're facing tonight. Come on out. Oh, scopriamo di chi si tratta. Sembra interessante. Vediamo un po' di chi si tratta allora. Avremo modo di vederlo in faccia, spero. Si è dato cosa ci ha fatto passare nelle scorse settimane. Sta prendendo effettivamente un po' troppo comoda, però. Vediamo se sarà. Se si tratta di quello vero. O ancora una volta sarà un altro invasore. Vabbè, noi andiamo a spaccargli il culo, poi vediamo cosa succede nel frattempo. Tanto corri random NXT NXT per la cosa più realistica del mondo. Non lo dico per cattiveria, ma è così. Su, ehi! Quanta brutalità! A menarti che è una meraviglia. Ecco qua, mo deve rompere i coglioni. Vabbè, io ritorno dentro, là. Continuiamo a menarlo senza troppi problemi.
e giù a calcioni ancora una volta. Vediamo per quanto tempo dovrò menarlo senza pietà prima di vedere risultati. E di nuovo lo lanciamo fuori, che tanto. Oppla. Questa era abbastanza brutale. Sì, ma non fare lo stronzo, su, per cortesia. Ma guardalo che viene a rompermi le palle. Fammi favore di... Ma Jack, dove cazzo stai andando? Non era lì che dovevi andare? Scendi giù. Oh, devi riprendere, che sennò mi sfanculo tutto per count out. Che cosa? Ecco, grazie. Top, ti metto anche in piedi, va. Che vuoi di più dalla vita? E va sull'angolo. Ma porca miseria, ma chi te l'ha detto? Scusami, eh? Eh? Che cazzo? Torna dentro, su. Adesso ti faccio passare un brutto quarto d'ora, uno di quelli proprio brutti. Ok, e adesso passiamo all'evento scatenante. Ok, adesso dobbiamo proprio fargli il culo a Paiolo e basta. Credo che sia già arrivato quel momento, perciò proviamoci. No, non basta. Va bene, ti scotenno senza troppi problemi. Vai, vai. Ah, già giusto. Mi ero dimenticato le... Mi ero dimenticato queste belle cosine simpatiche. Vediamo di scotennarti in allegria. Cosa che ci viene abbastanza bene, se devo dirla tutta. Sei anche tu un furbone, eh? Mamma mia. Stai buono, va. Che è meglio. Oh. Che ti costa andare giù? Su. Solo cercando di aprirti come una... Dicevo, sto solo cercando di aprirti come una... Oh, altri spettatori finalmente, bravi, che... Qua dobbiamo popolare la... dobbiamo popolare il posto. Che almeno ci si diverte, si fa anche conversazione. Niente da fare, questo non vuole andare giù. E io lo schianto definitivamente. È tutto che scappi, caro mio, Su. Ti pianto la botta grossa e buonanotte al secchio, su.
Vieni qua. Che non mi fido mica di te sulle corde, eh? Su. Ok. Adesso vediamo di scoprire di chi si tratta, che siamo giustamente curiosi. Mi sa che non lo scopriremo. No, attenzione. Lo scopriremo e come? I'm sorry, but I can explain. I attacked you after your WWE tryout because I didn't want to lose you. Without you, BCW wouldn't last. But more importantly, I didn't want to lose my protege. You're like a son to me. And I know after you lost your dad, I was like a father to you. Don't you ever mention my father again. Please try to understand. I know I messed up, but I had good intentions. Good intentions? You cost me my dream. I trusted you with everything. My safety, my career, my entire life. This is why I didn't want to invade NXT. I knew Triple H would use this to drive us apart. No. Triple H didn't drive us apart. You drove us apart. I never want to see you or talk to you again. We are done! Wait! Just please forgive me! Go ahead! Hit me if it makes you feel better! I deserve it! You're not worth it. Pure la scelta morale. I told you, this match would change your life forever. Ciao Marco, sei arrivato in tempo per il plot twist del secolo. Una bella sorpresina, quindi adesso vediamo come si evolve la storyline a questo punto, perché sì, esatto, ma no, non quella suonata col flauto delle elementari che qui ci sta, qui non valeva la pena di usare quella, l'originale. I swear I had no idea. I'm just as shocked as you are. Don't you want to stay? Have some catering? I mean, it might be a good idea. Who knows where your next meal is going to be coming from after I just tore your little indie fed to pieces. I'm not hungry. We're not finished here. You guys thought you were so cute playing invasion, but I have eyes and ears everywhere. And the moment they informed me Baron was the masked man that attacked you, I could not wait to light the fuse and watch everything blow up in your faces. You know, it took a bit of convincing to get Baron to do the match. I told him that I'd keep his secret, but I was going to expose him either way. So take your stuff, take your little buddy here, and go back to your rundown van and your rundown lives. Oh, wait. There's one more thing you might want to know. I bought your contract from Baron, which means I have control over you now. So you can also consider tonight your retirement match. Because as long as I am alive, you will never step foot in a ring again. Now we're finished. Hey guys, hold on a second. Yeah, we can help over here on that. We have a different plan in mind. Mm-hmm. This doesn't concern you. Actually, it does. Yeah, as respective GMs of Raw and SmackDown, no, but qui non hanno fatto in tempo ad aggiornarlo. And from what we've seen the past few weeks, and from his run on the indies, this man doesn't deserve to be sent off into early retirement. He deserves to be on the main roster. It'd be a waste to have him under contract sitting on the sidelines. You can stop right there. I've made my decision. Aren't you always using the phrase, what's best for business? He does always say that, Daniel.
So, wouldn't putting your personal issues with the talent aside in order to make SmackDown or Raw the best show possible be the exact definition for what's best for business? Fine. Is your problem now. You might have been bailed out this time, but I will never forget what you did. So what's it gonna be? I think you'd be right at home on Team Blue. Or you could be a part of WWE's flagship show, Monday Night Raw. Fanculo, capito. This has been an emotional night, and this is a lot to take in, but if I have to make a decision right now, I've got to go where I think I have the best opportunity to showcase my wrestling style, and that's on SmackDown. Yes! 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 Hear that? There's a buzz on SmackDown. Congrats, man. I don't agree with your decision, but I respect it. And if I've learned anything in my career, it's never say never. So who knows? Maybe you end up competing on Raw someday. In the meantime, good luck. Thank you. Ok, e quindi ridendo e scherzando un posto nel main roster ce lo siamo fatti uguale. E l'unica cosa è che adesso devo tornare indietro perché devo come si dice? Devo rimettere l'audio, che non c'è l'audio del commento, l'avevo tolto per una cosina. Basta, sempre sogno di te, fa parte della WWE, non avrebbe mai pensato di... Ok, aspetta un attimo che ne devo approfittare, che devo rimettere l'audio, scusate un attimo. Una bella pernacchia, oh, mai dire mai, l'ha detto anche lui. No, devo proprio uscire e andare nelle opzioni perché sono un cretino. Che se non l'avevate capito, sto iniziando a lavorare anche sulla CCW, tutto ciò che ne consente, che ne consegue, quindi no, non potevo avere l'audio del commento. Ritorniamo dove eravamo rimasti e continuiamo. Vabbè, Shaina, sempre Shaina. Allora, però Bada è sempre stato sognato di fare parte della WWE, non avrebbe mai pensato di uscire in questo modo, ma non si lascia la scappare questa opportunità. Una faccia aperta dopo l'invasione di NXT, vabbè, ci mancherebbe. Ok, ho 720 milioni di messaggi. Mamma mia, stai scherzando? Baron Blade versione Stalker. Buzz, I know you don't want to talk to me right now, but I am so sorry, okay? I panicked when you got the WWE offer, and I didn't think about it. It was selfish, and I know I screwed up big time. I knew that weeks ago, but I was in too deep at that point. I thought about coming clean so many times, but the longer I waited, I knew the worse it would be, so... Lasciamo perdere che mi fa solo incazzare il pensiero. Hey bro! What a crazy night! I know! That was the craziest, loopiest roller coaster of emotions I've ever been on. And I wasn't even riding in the front. I can't imagine how you're feeling. I don't even know yet, okay? I'm still in shock from everything that happened. Well, Lake of Tears. Not that you need it. You're gonna do great. Thanks, man. You know, I... Too bad you didn't get signed, too, but I think it's just a matter of time until you join me in WWE. Don't worry about me. After the attention we got invading NXT, I'm pretty sure my indie booking fee just about tripled. Plus, I always got a standing offer to head back to Japan. That's good, man. That's good. Don't be a stranger. I won't. But if you're ever feeling lonely on the road, you can take a look at this and remember your old buddy Cole. What is that? I took it off the scrap trap after our match and made it into a keychain as a sort of good luck charm. I want you to have it now. Aww. Thanks, man. I mean, if things don't work out in WWE, I think I might have a future as a gas station bathroom attendant. So, thanks. You, might want to rinse it off. There's probably still some blood on it. Donny, you fa questo che ti sarà faltato, esatto. Se l'è giocata bene. Okay, well...
I'm gonna miss you, man. BCW handshake? It's kind of weird, isn't it? Now it's a little weird. Oh, hey, bro. Long time no see, bro. I know, it's been a minute. I have an idea. One last road trip together? Let's do this. Wow! Ma che cazzo? God, be kidding me. Big shot WWE superstar now? Maybe it's time to get a nicer ride. At least one that runs? No way, all right? This van was the last thing my dad gave me. I'll get it fixed. Your stubbornness really mocks me sometimes. Get it? Because it's a bug van. Yeah, I get it. Let's start pushing. Non ce la possiamo fare mai, veramente. Umorismo di quindicesima categoria, proprio ignobile solo a pensarci. La settimana successiva. Addirittura. SmackDown Live's newest superstar has arrived. Quasi quasi li tolgo il commento. Yeah, sorry Corey, but this is really happening. Welcome to SmackDown. I'm glad you made it okay. I was a little worried when you told me you'd be driving your band to the show. I had a bunch of work done on it, so no need to worry. Spending that WWE money already, huh? Not like that. Like I said before, I see a lot of myself in you. We both paid our dues on the indies and faced a ton of adversity to get to WWE. But with all that being said, don't expect me to play favorites or give you any handouts here on SmackDown. You're going to have to earn everything you get. Yeah, I wouldn't want it any other way. Good. And speaking of earning opportunities, that starts tonight. Because you'll be competing in an 8-man battle royal to determine the number one contender for Bobby Roode's U.S. title. That's great. Who else is in the battle royal? You can introduce yourself now or in the ring. Non promette bene. Assolutamente. Allora, sentiamo un po'. Dominating SmackDown Live for over 2 years. And then you show up and get a chance to be the number one contender for the United States title on your first night here? There shouldn't even be a battle royal. Whatever. The way I see it, another guy named Baron almost destroyed your career before. And tonight, I'm gonna finish what he started. Hey, come on up. I'm no stranger to battle royals. I was the runner-up in the Andre the Giant Memorial Battle Royal at WrestleMania 30. No one else stands a chance tonight. Yeah. Insulting the modern-day Maharaja is not the way you want to start your tenure on SmackDown Live. Bah. Molte marascemo. Sì, anche la tralasciamo quel dettaglio. E mi sa che parte un bel rissone nel backstage così per ambientarci. Giusto per non perdere la altri spettatori. Bene, bene, bene. Va benissimo.
grazie per la fiducia, come sempre. Oddio santo. Così, senza troppi complimenti, cominciamo a menarci. Nah, fai da bravo. Sto già sbagliando, te lo posso dire. Opla. Ho mancato un tanto così che ti schiantassi sul bidone. Managgia dei miei maroni. Ti svaligio alla faccia, altro che. Vieni. Su, vediamo di schiantarti da qualche parte che... Appunto perché... Ah, vabbè, c'è la lampadina per quello. Non avevo mica capito. Opla. E una cosa l'abbiamo fatta. Ah, va bene. Anche le sedie, giusto per gradire. Ok, così. Mico ho finito, scusami. Voglio dire, non sono mica... Sono mica qua a pettinare le bambole. Caught off guard. And he slams him down. Opla. Is not gonna like this. What is Buzz have in store? Ti schianto senza troppi problemi. There is no coming back from that one. Jeez, I felt that one over here. What is Buzz have in store? No. E ancora non va giù, eh? Esatto, gliele sto facendo pagare tutta dalla prima all'ultima. Sì, vabbè, è lì, ma dove cazzo vai? Andata. Non è vero. Continuiamo a prenderti a sediate. Perché te lo meriti. Perché sei una merda. Perché sei inutile. E perché noi fan abbiamo sprecato 7 mesi della nostra vita a sperare che ti togliessero con la cintura. E se vuoi continuo all'infinito. O ti basta così, eh? No, mi sa che gli basta. Esatto, è questo perché esisti. Fatto il culo a Paiola, Gender Mal. Già per questo voglio il titolo mondiale. Partiamo già di prepotenza. Ci stiamo già facendo conoscere. Tanto finisce il primo tempo 0-0 nel derby, non vi state perdendo un cazzo, insomma. Poi non dite che non vi avevano avvisato. Ok, mi sa che... E quanta posta c'è? Ancora Baron Blade, no? Non ce la posso fare. Oh,
best gimmick idea ever. The Psycole. It's like Cyclone, but I put my name Cole in there. And I basically like spin around and like throw clotheslines at people. It's money, I'm telling you, Buzz. I'm running with the next show. You're gonna be hearing a lot about the Psycole later. Buzz, I can't talk for long. They're coming. And they're listening. But I got it. My best gimmick idea yet. I've just been binging conspiracy documentaries. Get this. My new name. Grassy Knoll Cole. You'll want to believe. Alright. Throw it. Scusate, come nel DNA, esatto. Sentiamo le tute che sono meravigliose. Insomma, qualcosa è successo. Esatto, non è mezzo a sentire le stronzate di questo. Finché manda 12 messaggi, non può essere altrimenti. Coming up is a form of combat that personifies the concept of every man for himself. You're absolutely right, I can't wait. Ok, vediamo di... Mamma mia, da credere c'è una sfiga allucinante, viene coperto anche dalla mia faccia. È bellissimo, sembra la... Sembrano le pallavoliste di colore coperte dall'uliveto. Vediamo che ci tocca. Vediamo se la vinciamo agevolmente, soprattutto sta Battle Royale.
capisco che ci vorrà. Mamma mia, di Indie Invader non si può sentire, Cole. L'ho anche un po' pulito. Gli ho creato un po' di attire, ma non è che sia il massimo della vita. Ok, proseguiamo. Vediamo che cazzo ci toccherà, perché ho visto i nomi. L'unica cosa che posso dire è che purtroppo non hanno potuto aggiornare i capelli, ma non c'è stato il tempo fisico per farlo, immagino. Vabbè, su, non abbiamo tempo da perdere, abbiamo visto chi sei, possiamo andare avanti. Dire che c'era un po' cosa da dire, ah, solo Woodfellow. Però strano che abbia fatto anche tutto il Don't Shoot Derby Sour. Quello l'anno scorso lo faceva solo con Big E, adesso proprio lo fa con tutti e tre. Un po' legnosa l'animazione, se devo dirla tutta. Ma andiamo avanti, su. Vabbè, tetto abbiamo già pestato, possiamo andare avanti, su. E poi ci sei tu, povero disgraziato, che sembrava aver svoltato, invece ha preso solo calcioni nel culo alla prima occasione buona. Mamma mia, che sfiga sto ragazzo. Mamma. Happy Rusev Day. E ovviamente questo bellissimo uomo ci tocca pestare pure lui, vabbè. Ce ne faremo una ragione. Poi ci sei tu e non ce ne faremo la ragione da pestarti, perché non ne prendi abbastanza secondo me, quindi cercherò di dartene quante più possibili. Stiamo perdendo, non ce ne frega un cazzo, dai, sei qua solo per fare il numero, non... altro che in quanto a sfiga non scherza. Direi che è un bel esordio qua, ragazzi. Stiamo trovando dove cazzo sono, ok. Non vedevo, cazzo, è over anche nei giochi, senti solo, ma non lo so chi ha. Vabbè, Ginger, che cazzo, volevo aiutare pure io. Vabbè. Fai un po' come cazzo vuoi anche tu, Corbin, eh?
Vabbè, immagino che siano, come si dice, aggiornati a... che due palle però, Corbin. Ce l'ho io, lo sto prendendo... Ancora? Oh, grazie molto. Okay. No, dove sta? Dove? Su, torna su. Che ci penso io, Motte? Fuori dai coglioni anche di lui. Tanto altri spettatori, grazie mille. Non ne sto. Jinder, ti fai i cazzi tuoi per cortesia? Ecco, grazie. No, è un giocatore deve vincere, solo che non si legge bene. Ah, ok, hanno cambiato proprio tutto il sistema delle eliminazioni. Ok, cominciamo. Altri spettatori, grazie mille. Vabbè, fa culo, mi sono distratto. Ginger. Fatti i cazzi tuoi per cortesia, eh. Sì, lo so. Mamma mia, queste cose non me le dovete spiegare, le so. Ok, se qualcuno mi dà una mano. Che cazzo. Ma vai a cagare, Woods, vai a cagare, su. Tanto stanno arrivando fior fior di spettatori, grazie mille a tutti quanti. E gli rode ancora il culo, sì. Ha preso sta passata di calci in bocca che se li ricorda per tutta la vita. Vedi tu. Nel frattempo continua a dargliene pure un altro paio, che giusto per non perdere l'allenamento. Infatti mi ci la... vengo lanciato allegramente da chiunque. Beh, non funziona così. Mi dispiace, ma no. Fuori da cazzo. E fuori dal cazzo pure Corbin. Bene, stiamo facendo una strage. Esatto, eh. Ah, lei è cambiata però, dai. Non prendiamocela con lei. Intanto è volato Ginger Mahal, proprio. È volato nel vero senso della parola. Mi conviene muovere il chiudo. Non ti ci mettere, eh? Grazie mille, Zach. Ma non te l'ha chiesto nessuno. Ok, mi sa che ti leviamo dalle palle. Fuori da cazzo anche Woods. Ok, più che up down down, vedo solo down qui. E fuori anche Mojo. Siamo in tre. E vabbè, ah, ecco, bravo. Vedetevela tra di voi, fatemi sta cortesia. Su. No, non ce la posso fare. Ma no, qui non li posso aiutare. Vabbè, non ho capito che cazzo è successo, ma nel dubbio va bene così. Opla. Fuori dai coglioni anche da grande, eh. Ti faccio con dolore del cuore. Ci tocca risolvere la corrida. E vabbè. Come si da casa sua mi ha colpito. Cazzo. Cazzarola. Non adesso, eh. Scusa un attimo. Non è vero mai. Sì, ce l'ho. Ok. Quindi devo preoccuparmi solo di caricare. Di caricare la mossa.
Dai che vola, dai che vola. E adesso è una formalità. Sì, magari se lo giri, ecco. Grazie. E fuori dal cazzo! E l'abbiamo chiusa senza troppa fatica. Anzi, ridendo scherzando, di 3 caccianero ne abbiamo eliminato. Di 8 caccianero ne abbiamo eliminato 3, quindi. Non è andata neanche male. Sì, ho visto il tweet, è stato geniale. Oh, guarda che c'è, a proposito. He wants the same exact match I did. Buzz isn't going to win the US title by throwing Bobby Roode over the top rope. Per caso vuole venire già ad assaggiare qualche cazzotto? No? Ok, pensavo. Mi stavo già preparando. La settimana successiva. Ah pure. Ok. Andiamo con una roba abbastanza soft. Now granted, I haven't been doing this as long as Bobby Roode has, so some people might think I don't have the right to say this, but it's the truth. The US title needs to be held by someone who's more than just a catchphrase. Because what's truly glorious about that title is its history. Ricky the Dragon Steamboat, Bret the Hitman Hart, Sting, Stone Cold Steve Austin, Eddie Guerrero, the American Dream Dusty Rhodes, the Nature Boy, Ric Flair, those are just a handful of the legends who were once U.S. champion. And they made that title what it is today because of their amazing battles they had in the ring. Not because they just repeated a word over and over again until it caught on. So when I become U.S. champion, I'm going to return the title to its roots. My reign will be about memorable matches, not memorable words. And that will be absolutely soprattutto potresti anche venderlo come uno shoot questo, oltre che tutto il parere sul Bobby Roode nel main roster, ma lasciamo perdere con un altro discorso. You come to SmackDown last week, get lucky by winning a battle royal, and then think you can walk out here and say that all I am is a catchphrase. You said it yourself. You haven't been doing this as long as I have. So here's another catchphrase for you. Shut your stupid rookie mouth. Because you have no idea what you're talking about. I haven't heard that one before. I've been at this for 20 years now. That's 2 decades of leaving everything that I have in that ring, night after night. And what have you been doing? Wrestling one, maybe two shows a month at your local high school gym? So you have no right to come out here and say that I am just a catchphrase. Because I have proof that I can back up everything that I say. What do you have? Oh, that's right. Nothing but entitlement and pure ignorance. Ooh, seems like I really touched a nerve there. I guess the truth hurts. Are we done here? Why, so you can say your catchphrase? Look, if you really want to prove that you're more than some cheap phrase,
How about we make our U.S. title match at Backlash one that would honor the legends who held that title before you? The men who battled each other sometimes for up to an hour. I'm proposing a match that's the ultimate in-ring test. Non dirmelo perché porca puttana, eh? But please, continue. Okay. If you're so sure about that, then you'll have no problem taking me on in an Iron Man match. Ma porca puttana, una live solo per fare l'Iron Man. I have no problem whatsoever, and I don't care about what you said. Beating you will be absolutely glorious. Buzz's U.S. title match against Bobby Roode is now an Iron Man match. Ma porca puttana. Siamo all'Iron Man match e finisce la live praticamente. Ecco qua. We have one of our breakout talents against an imposing adversary trying to make the championship dream come alive for one of these superstars. E capisco il no, perché sto giro la tiriamo all'infinito. E chi c'è qua? Jack Barton lo conosciamo, il suo avversario altrettanto, però anche quest'anno c'è il pubblico che canta la canzone, perfetto, bellissimo. No, purtroppo no, sappiamo che Giorgio è raccomandata, quindi non si può. Comunque devo dire una cosa del commento. Innanzitutto, già che alzano il tono quando ci sono le theme song è un po' più realistico, perché prima rimanevano sul tono statico, come se stessero leggendo. Adesso invece si adeguano alla musica. Poi bene o male è un po' più vitale rispetto agli altri anni il commento, cioè, un po' più energico. Ci sono ancora dei momenti in cui sembrano la cerimonia del tè, però per il resto sono ottimi. Vabbè. Sì, appunto, proprio le dinamiche che ci sono anche negli show. Per quello dico che funziona di più. Direi che siamo pronti. Guardate, stato il match dopo neanche due settimane. Non vedo il cronometro perché c'è la mia faccia. Scusate un attimo.
Ok, un quarto d'ora, ok. Pensavo fosse un Iron Man match da mezz'ora, un'ora, invece no. Si sono limitati al minimo sindacale, grazie. Non devo fare altro che vincere il match, quindi non c'è neanche bisogno che legga i comandi o roba del genere. Solo limitarmi ad aprire il culo a paiolo al nostro amico Bobby Roode. Che non è proprio la cosa più semplice del mondo. Chiaramente temporeggerò perché più gli faccio male meglio è, innanzitutto. E poi un altro dettaglio non trascurabile. Non limiterò al minimo l'offensiva, così eviterò di crearmi problemi da solo. Sto rigirando da una parte all'altra come una cazzo di pizza margherita dopo 2 minuti e mezzo. E opla. Prendiamo anche il lusso di fare una sottomissione, che tanto. Lo so come si fanno. Hai rotto il cazzo, computer. Peccato che non siamo in grado di sfruttarle. Opla! Vediamo che cosa posso fare per spaccargli il culo. Allora, ok. Ah, non la fa più l'animazione del cazzo con l'arbitro, perché era una roba tristissima. E subito, senza pensarci due volte. No, che cazzo, pure qui. Dio santo, quanto tempo era che non la vedevo sta cosa. Sai che sullo 0-0 non ci arriviamo, eh. Se eviti di chiamarla Cesaro Swing, magari, eh. È 1-0. Il pubblico dice this is awesome senza motivo. Randy Savage landed an amazing 5 top rope elbow drop, but was still unable to put Warrior away. Che porca puttana. Ok, bloccato sul nascere prima che gli venisse in mente qualche idea brutta. Ci si prepara. Un colpo sulle ginocchia, non proprio il massimo. Così, un momento di follia di Michael Cole. Direi che a questo punto c'è rimasta una cosina da fare, proprio giriamo tutto il repertorio, perché mi sa che problemi non ce ne dà. Esatto, la Babu Do You Swing. Tutto bellissimo come i pezzi del tavolo dei commentatori abbiano la loro fisica e si muovono di conseguenza. È ottima come cosa. Perché cazzo non... Ah, tavolo, e vaffanculo, ho capito male, scusa. Mamma mia, sei un...
not on his side, Michael. Beh, sfondiamo la barricata e andiamo. E tutti a, e tutti a casa. Ah cazzo, era no, beh, gli ho regalato pure un punto. Beh, la rendiamo più competitiva. Cioè, bellissimo come i pezzi del tavolo di commento abbiano la loro fisica e si possono spostare a piacimento. Sembra una cazzata, ma per esempio negli altri giochi non c'era questa cosa. Ma cazzo, manco ci stai provando, Rudy, porca troia. Ma non male. Guarda, ti faccio anche ripartire il comeback, dai, così proviamo a bucarlo on the run questo match. Adesso un po' di dominio di Rude. Lasciamo che ci domini un po'. E poi un counter che nessuno gli ha chiesto di fare, ma facciamolo volare fuori, che tanto male non gli fa. Circa 0-0, esatto, non mi è arrivato nulla, quindi devo presumere per forza di cose 0-0. Non succede nulla. No, io non volevo questo, volevo un tavolo. Volevo bucarla alla maniera della New Japan adesso, dove non si capisce bene cosa ti fa squalificare e cosa no. Nel dubbio lo schiantiamo sopra la sedia. Cazzarola. You have to possess a different type of focus to punish an opponent like this. Quanto, aspetta, non mi ricordo se posso fare gli attacchi in corsa o roba del genere. Non è come si chiamano. Okay. Arbitro, sei un pezzo di merda però, io stavo preparando la sedia all'angolo, anche tu. Upla. Ci si massacra, che è una meraviglia. Intanto siamo 2-1. L'arbitro della mamma laziale, molto, sta succedendo di tutto e di più. No, veramente ti ho detto di schierarlo, ma va bene lo stesso. Sembra si sia pure infortunato. Bobby Roode, lasciamo perdere. Dicevamo che dovresti schierarlo. Ecco qua. E siamo 3-1. Cos'era quel rumore? Credo si sia un attimino buggato il suono lì. Mamma mia, le so queste cose, basta.
Non stracciare la minchia anche tu. Su, per l'amor del cielo. Smettila di rompermi i coglioni, tutorial che non sei altro. Vabbè, volevo la terza, gli ha dato la seconda. Sul braccio gli ho tirato. Vediamo che cosa possiamo farci adesso con... Le classiche manovre. Impatto. Ormai è tutta una formalità. È passato un quarto d'ora e le ha prese come mai nella vita. Siamo 4-1. Oh, finalmente una, uno straccio di reazione anche da parte tua, che insomma, qua mi faccio anche schienare, che tanto non è vero, non è vero mai. Anche starnutendo ti schivo, lascia stare, non è il caso. Una cazzo ha fatto a prendermi. Stai zitto, ecco qua. E prenditele senza pietà proprio. Insisto, pigliatene pure. Eh no. Ma te l'ho detto, non ce la puoi fare, è inutile. È tutto inutile. Tu provaci, però sai che non serve a niente. Ah, sei pure pirla. Riprova. Inutile, non serve. Non serve. Ti prova pure. Stai prendendo calcioni in tuo culo. Sì, fai pure. Vista, vaffanculo. Inutile, puoi menartela quanto vuoi, dude, ma non ce la fai. Non ce la fai, è inutile. Both of these superstars looking a little worse for wear right now. Su. Ormai. Cos'è quell'altra roba? Sono sorpreso. Bobby Roode.
cazzo? L'ho pure mancato. Chiudiamo con questa botta mostruosa che non so da dove sia uscita. Sembra una roba di Dragon Ball. Ma ciò nonostante, il nostro risultato l'abbiamo portato a casa. This guy is the real deal. Yeah, look, it's certainly a huge accomplishment to win the US title. Non so quando abbia sanguinato, ma vedo però va bene così. Defending it. He just won the title. Let the man enjoy it for 2 minutes. Ok, pensavo durasse di più, invece sa che possiamo continuare. Mi sa che adesso possiamo rimettere la telecamera a destra. Ma prima c'è una capsule, attenzione. From one champion to another. Congrats on your win over Bobby Roode. Thanks. I mean, woo! Maybe you should leave that to me, Dad. We're scheduled to hear from the US champ later on tonight. And hopefully we don't have to hear any more of his terrible woos. Dicevo. Ok. Andiamo di nuovo nella posizione giusta. It's appropriate my finisher is called the end of day. Questa era brutta, cazzo. Questa era brutta. Giustamente l'ho fatto incazzare. E andiamo a spaccargli il culo dopo averlo anche pigliato. Dopo averlo anche perculato brutalmente. Chiarlo come è giusto che sia. You can feel the electricity running through this arena. This is going to be something. Aspetta, aspetta, cosa? Ok, posso fare tante cose carine qui nel backstage, almeno quello. Ok, abbiamo battezzato sopra un bidone. Non abbiamo neanche finito. Su, ti sto aspettando, vieni dentro, ma. A fare lo stronzo per cortesia. Adesso deve venire a rompermi i coglioni, vero? Cioè, quando non ti faccio seriamente male. Ecco, cazzo. Pure la scuotata, mi sembra giusto. Mi sembra più che giusto. Ti può centrarlo in faccia con una valigetta. Che basta e avanza. He's in big trouble.
What's he got in mind? Down he goes with a scoop slam. This is what makes him one of the best. Ok, tra un po' ci divertiamo, e ve lo dico in anticipo. What's he gonna do with it? He's inflicting some serious pain here. Game, set, match. This one is over. Vabbè, non era quello che volevo fare, ma chi sono io per lamentarmi? Su, vieni, vieni. Mamma mia, proprio non vuoi stare buono tu, eh? Sempre a rompere le balle, mi raccomando. Porca miseria. I fully expect him to bounce back though. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. He may not be looking good now, but there are so many weapons back there that he can very easily turn this thing around. I can tell you with all certainty that he did not anticipate his opponent mounting any sort of comeback. Mamma mia, mo deve cominciare a spaccare le palle. Tutto tranquillo, adesso deve venire a rompermi i coglioni. Vieni dentro, va. Vieni, vieni. Che mo ti faccio vedere cosa volevo fare. Ma perché ogni volta c'è sempre fuori? Vabbè. Oh my god. Vabbè. Che poi non ci siamo, eh? Hai deciso che mi devi menare la minchia tu, eh? Beh? Vabbè. Non ce la puoi fare, eh? Questa mi suona completamente nuova, però. Smetterai di rompermi i coglioni? Sì, decisamente. E che cazzo. Tanto altri spettatori, grazie mille per la fiducia. Dov'è la cucca? Eccola qui. Mi fa piacere che bene o male qualcuno che le veda queste cose ci sia. Direi che dopo aver pestato Corbin come la... come la merdaccia che è, possiamo andare avanti. Che vuole Daniel Bryan? Su. You're certainly off to a hot start here on SmackDown with your US title win over Bobby Roode. Is there anyone you'd like to defend your championship against first? I did? Ah, beh. Well, that makes my job easier. Che simpaticone Daniel Bryan, come sempre. Sto mischiando canzoni su canzoni, non si capisce bene cosa stava succedendo. Su, se che tra un po' chiudiamo che... perché sentiamo il primo promo da campione. Sure, there's a long list of legends who have held this title, and that's great. But it's also how this title has been defended that makes it so special. It's a tradition that started with John Cena, and I've decided that I'm going to continue that tradition. Open challenge. Let this title sit on the shelf and collect dust. Oh no, I'm going to defend it every chance I get. That's why starting tonight, I'm bringing back the U.S. title open challenge. So whoever's ready to step up and face me, come on out right now. Who's going to be the first superstar to answer Buzz's U.S. title open challenge?
Ah, sempre Corbin. L'ho pestato prima, lo devo ripestare adesso. Bene. Baron Corbin has been itching for a shot at the new guy, and now non potevamo chiedere di meglio. Vediamo di fargli il culo a Paiolo. Su. Tutti ci sono passati, non sapevo niente. Non ne ho lasciato uno in vita proprio. La prima all'ultimo. Ah, si è rialzato l'arbitro. Ancora. Stavo già preparando. E continuiamo a menarlo allegramente, come è giusto che sia. Insistiamo a fare a praticare violenza. E via di cattiveria proprio. Sì, ma stai calmo, Cole. Non era una spear vera. This is raw power here. Gut-wrench suplex coming. Superstar still not done. E giù un altro destro. Che figlio della merda. Grandissimo bastardo. E continuiamo a menarti su. Ok, un attimo di... Tanto grazie Nick Henry per il follow. Vuol dire tanto, lo dico in anticipo, vuol dire tantissimo per me. Avrei guadagnato già dopo due live un 5-6 follower dopo quasi 3 anni che non stavo stabilmente su Twitch, vuol dire tanto. Cercherò di continuare a lavorare su Twitch in qualche modo. Anche quando finirà questa carriera, o quando vorrò finirla, chi segue il canale su YouTube lo sa perché l'ho detto. Nel frattempo continuiamo a picchiare a sangue Baron Corbin, che tanto male non ci fa. È un esercizio per le ossa. Qualche altra manata brutta gliela tiriamo su, che vuoi che sia. Opla. Non ho mica finito. Ma proprio no. Bastardo! Ma che cazzo? Come gliela blocchi quella? Grandissimo bastardo. Ti piacerebbe? Ci metto 5 minuti a bloccartela. Dai, su. E oh, palla là. Sapevo che non sarebbe bastato, lo sapevo in anticipo. E andiamo a chiuderla con delicatezza. Mi sento di dire che sto giro è fatta. Appunto. È stato abbastanza semplice.
reaction from that Iron Man match is worth a second look. Heck, it was so amazing, it's worth about 100 looks. No, it's just one of those matches that the men involved should just be proud to be a part. I suppose we are more successfully defending his U.S. title in an open challenge match. Yeah, but the cracks in his armor are already starting to show. It's only a matter of time before. Mamma mia, ma la sta tirando dietro questo. È una sfiga allucinante. It's a metaphor, Saxton. Don't hurt your brain. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro da fare o da vedere. Mi sa che la settimana successiva, vediamo un po'. Dicevo, mi sa che stiamo per chiudere baracca. Ancora 0-0 all'81esimo, mi sa che non succederà nulla a questo punto. Mi sento di dire che sarà un... è stato il classico derby giocato sulla difensiva. Johnny. No, però varrà la pena di fare il culo anche a te. Vabbè, vorrà dire che facciamo il culo anche a Johnny. E ma che cazzo ci passa l'arbitro ogni volta? E vabbè, una potenza talmente devastante che schianta pure l'arbitro. E lo schiantiamo in allegria, che tanto mi sa che non sei al mio livello. Mi dispiace dirtelo, Johnny, ma non sei al mio livello. Però sono onesto, se mi tirassero fuori una storyline del genere per un lottatore vero, anzi a maggior ragione magari qualcuno cicciato fuori dal performance center, sarebbe perfetta. Perché deve essere comunque credibile. Anzi, strano che la WWE non ci abbia pensato proprio per pushare il gioco. Tanto questo è stato abbastanza imbarazzante, lo ammetto. Sì, ma stai calmo, Johnny, porca puttana. Stai calmo. Stai calmo. Perché se no ti spezzo la colonna vertebrale. Quando ce l'ho, ce l'ho. Upla, ancora. Obviously a great opportunity here for the challenger who can't afford to make any mistakes here tonight. Per ora non c'è nessuno che possa competere con noi, eh. He's inflicting some serious pain here. Continuiamo a menarlo senza pietà come è giusto che sia. Oh. E vediamo di chiuderla in semplicità pure questa. Una, due. Bastardo, c'aveva determinazione, lo sapevo. Mi ci dovevo giocare i coglioni. Si è salvato, Dio solo sa come. Avreste rotto un attimino i coglioni. È cambiato un po' il commento, ragazzi. Ma Johnny, porca puttana. Cioè, va bene che il tuo stile di lotta prendere calci in culo per 30 minuti buoni e poi venirne fuori con qualcosa, però insomma io avrei da fare, tipo. Ti devo spaccare il culo fino a quando non ti senti più le gambe, perché mi sa che in altro modo non lo capisci. Su, lo facciamo anche rialzare perché siamo dei bravi ragazzi.
credo si sia fatto male, quindi direi che non è il caso di infierire e di andare per il pin prima che muoia qui sul ring. Allora te la vai a cercare, Johnny, scusa, uno ci prova a graziarti, però finché fai lo stronzo. Magari lo capisci che devi stare a casa adesso, non si vuole, vabbè, sì, pure il counter, vabbè, certo. Magari adesso puoi partire col comeback, vero Johnny? Vero? Sì. Ma gli dura poco perché finisce qui. Ci hai provato Johnny, per carità. Però non ce la puoi fare. Mi dispiace, ci hai provato. Ma non ce la puoi fare mai nella vita proprio, quindi stai a casa per favore, su. Prendi i piedi e torna da dove sei venuto. Arbitro, non gli devo fare niente, voglio solo evitare che muoia, però se non si vuole, se non si fa schienare. Oh, mamma mia, l'ho dovuto uccidere. Ancora un po' lo dovevo abbattere con la doppietta. Ancora parlando dell'RMM, dopo due settimane. Johnny, non sono bastati i calci in culo che hai preso. Ne vuoi ancora? Ah no, pensavo. Mi stavo già preoccupando. Tra l'altro più che Johnny mi sembra Ahmed Gargano, perché qua è, sembra un marocchino. Ma sono dettagli di poco conto. Proseguiamo sperando di non trovarci di fronte a una fermata obbligata. La settimana successiva no. Dobbiamo continuare all'infinito perché non ci permette di andare via. Cazzo, vorrei chiudere, ragazzi. Proprio quando le cose iniziavano a farsi noiose, arriva un colpo di, un incredibile colpo di schiena. Intanto c'è un gol dell'Inter al 90esimo e contando che non c'era Vecino non può essere lui. Nel frattempo continuiamo a menare questo simpatico assalitore e vi vengo a dire che ha segnato Icardi, ma guarda, guardate le sorprese della vita. Vieni qua che ti ammazzo. È tutto che scappi. No, arbitro. Che cazzo. Ecco qua. Grazie mille, E
Vedi come ti apro il culo. Ah, c'era anche il... C'era l'accismento, ok, l'abbiamo sbloccato. Vediamo come andare avanti allora. Vediamo mo chi è. Ma che cazzo? Oh, I see what you did there. Ho visto cosa hai fatto. Sami Zayn non poteva venire in mente un'idea così generica. Oddio. Direi che abbiamo finito il capitolo, mi sa. Se Dio vuole, così possiamo magari chiudere qua e andare ognuno per la propria strada. Sì, possiamo farlo. Quindi inizio a darvi... Aspetta, sono dei messaggi? Chi è? Mamma mia, inizia ad essere un po' faticosa la... Dicevo, possiamo chiudere qui per oggi. È stato abbastanza divertente anche stasera. Quindi, su YouTube probabilmente non le vedrete queste live. A meno che non mi giri un attimo di tagliarle un secondo e girarle magari con una settimana di... postarle con una settimana di ritardo. Nel frattempo non dimenticatevi di mettere mi piace, comunque tutto quello che volete, continuate anche a iscrivervi sul canale, continuate a seguirmi, spero comunque una volta finito qua con la carriera di continuare a fare altro e di portare altre cose. Direi che siamo a posto così per oggi, quindi grazie e arrivederci.